Eccoci con il preparatore tecnico russo del ministro della città di Chieti. Allora, facciamo un'analisi su questa fase di preparazione. Adesso se la squadra è sotto la tua guida, li stai un po' martellando a livello atletico, chiaramente questa è la fase importante di questa stagione, quindi come sta andando? Ho trovato un grandissimo gruppo, la fortuna di allenare un gran gruppo, dei grandi ragazzi che si sono subito messi a disposizione. E in questa fase dove c'è da lavorare tanto, purtroppo non ci è complice questo periodo di estremo caldo che ci sta veramente dilaniando, però devo dire che ho trovato dei ragazzi che mi danno la piena disponibilità, sono pronti a sacrificarsi. Stanno lavorando alla grande, devo fare un bilancio di questi primi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni che abbiamo fatto. Devo dire che sono molto soddisfatto di come la squadra si sta allenando. C'è qualcuno che ti sta impressionando più degli altri oppure non si dice in questo periodo? No, guarda, io si dice nel vecchio gergo che calcio d'agosto non ti conosco, cioè nel senso che la preparazione è molto individuale, ci sono dei calciatori dove magari soffrono un po' di più e altri che soffrono di meno. Questo non vuol dire che poi arriveranno bene o male tutti ad un certo livello. Non mi piace parlare di singoli, ma mi piace parlare di gruppo perché questo è un gruppo veramente eccezionale, perché subito i nuovi acquisti si sono inseriti allo zoccolo duro dei vecchi compagni che stavano già l'anno scorso e sinceramente stanno lavorando tutti alla grande, non ci sono lamentele, sono veramente contento. Il programma di questa settimana termina e poi che succede, insomma? Programma di questa settimana termina, abbiamo un triangolare il giorno 13 con la Don Bosco e la Primavera del Napoli, dopodiché diamo la sosta 14, 15 e 16 ai ragazzi, quella giusta di Ferragosto, per riprendere poi il 17 pomeriggio, il 17 sera qui. E continueremo quello che è di nostro programma fatto col mister Alessandro Parisi, che colgo l'occasione per ringraziarlo perché è lui che mi ha voluto fortemente qua, l'ho avuto come calciatore e per me insomma è un piacere ritrovarlo da mister, tra l'altro un ottimo mister. La fase di preparazione dopo la pausa continuerà a questi ritmi che state facendo adesso oppure ci sarà comunque un abbassamento dei ritmi per arrivare giustamente a una squadra al top? Sicuramente si alzeranno i ritmi e diminuiranno le distanze, ecco questo è il gergo un po' più tecnico, nel senso che adesso come tutte le preparazioni stiamo facendo una mole di lavoro molto grossa, più si va avanti e più si arriva a ridurre la mole, ma ad aumentare l'intensità, ad aumentare poi e portare così la squadra ai giri giusti già subito, non dico nella partita di Coppa, ma sicuramente nella prima di campionato. Quindi questo primo test, questo primo triangolare servirà per capire se sta andando tutto per il verso giusto, insomma. Ma sicuramente sì, le partite sono in preparazione sono fondamentali sia per ciò che concerne la preparazione atletica, ma sicuramente per ciò che concerne la parte tecnico-tattica. Sono soltanto delle indicazioni, noi le vediamo, le rispettiamo, ma non è che ci facciamo grande affidamento, perché sappiamo che magari, come ho detto prima, ci possono essere dei giocatori che magari hanno sofferto un po' di più, soffrono magari maggiormente dei carichi di lavoro e necessitano magari di più tempo per entrare in condizione. Questo non vuol dire che non sono buoni giocatori oppure che stiamo lavorando male, no, vuol dire solo che ogni individuo ha dei propri tempi e ogni individuo deve metabolizzare, supercompensare, adattare i carichi di lavoro. A naso, l'ultima domanda, questa squadra, secondo te che cosa potrà fare nel campionato di promozione? Io non conosco il campionato di promozione laziale perché è la prima volta che lo faccio. Quindi non conosco le altre realtà, conosco la nostra realtà e so che siamo una buona squadra, una squadra ambiziosa che cercherà sicuramente di fare il massimo in questo campionato. Buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi.